Buonasera a tutti. Disillusione, sfiducia, sconforto, rassegnazione, paura. Ecco le parole del nostro presente. Il ripeterle le assolutizza, proprio come accade al barone Lamberto nel racconto di Gianni Rodari, al punto che il loro contrario è stato quasi espulso dal nostro vocabolario, fino ad arrivare alla vanificazione del suo stesso senso. Il coraggio è vittima di questa dinamica, e lo si ritiene ormai un comportamento fuori dal tempo, e talmente poco comune da sottolinearlo con enfasi anche quando è riferito ad azioni che null'altro sono se non un elementare e doveroso esercizio di una responsabilità assunta. Non credo si tratti di una virtù di pochi, tutt'altro. Sono molti quelli che quotidianamente assecondano quel moto che spinge ad atti di valore in difesa dei diritti comuni o per il bene della propria comunità, che agiscono accettando consapevolmente un rischio personale per cambiare una situazione negativa che può coinvolgere la collettività. Buonasera a tutti di nuovo. Ho scelto di iniziare questa serata utilizzando le parole che aprono questo libretto molto agile ma denso di significato di Umberto Ambrosoli. Si intitola Coraggio e raccoglie anche nei suoi capitoli la storia di Maria Carmela Lanzetta. Ho voluto iniziare da qui perché diverse persone rispetto all'incontro di stasera mi hanno chiesto, siccome il ministro Lanzetta è calabrese, si parlerà di mafie, anche di mafie, perché la storia di Maria Carmela Lanzetta è indissolubilmente legata alla lotta all'andrangheta. Ma stasera, in primo luogo, in questa edizione, come appunto è già stato ricordato, di Una vita spesa per la legalità, ci si focalizza sugli uomini e le donne delle istituzioni. E quindi vogliamo parlare anche di coraggio, di coerenza e di normalità, proprio nella dimensione che viene riportata da Umberto Ambrosoli, cioè quella della libertà intellettuale e della responsabilità, che si riconoscono immediatamente nella vita e nell'impegno di Maria Carmela Lanzetta. Accenno solo qualche tratto biografico, qualcosa è stato già detto. Nata a Mammola, in provincia di Reggio Calabria, Lanzetta si laurea in farmacia all'Università di Bologna. Nel 2006 viene eletta sindaco di Monasterace, nella Locride, e viene poi rieletta nuovamente nel 2011. Nella sua rivoluzionaria normalità, e questa è una parola molto importante, rivoluzionaria normalità, e a chi impareremo a conoscere stasera, non si piega alla volontà dell'andrangheta. Il risultato è che subisce come intimidazione prima l'incendio della sua farmacia e poi alcuni colpi di pistola contro la sua vettura. Si dimette una prima volta nel 2012 e riesce ad avere, proprio in seguito a queste intimidazioni, un eco molto forte a livello nazionale, che però non è solo a suo favore, ma è a favore di tutti quegli amministratori che guidano comunità in situazioni difficili come può essere appunto la Locride e quindi il Sud. Ritira le dimissioni ma si dimette di nuovo, questa volta nel 2013, ma in dissenso con una scelta della sua giunta, e anche qui abbiamo un atto di coerenza e di coraggio. Nel 2014, è già stato detto, viene nominata ministro per gli affari regionali e le autonomie del governo Renzi. Qui è molto importante la cronologia. 25 gennaio 2015 le viene chiesto di entrare a far parte della giunta di Mario Oliviero, quindi della giunta regionale calabrese. Il giorno seguente annuncia le sue dimissioni a Matteo Renzi, ma il 27 gennaio, quindi appena due giorni dopo, dichiara di rinunciare all'assessorato calabrese. Perché? Perché è in polemica per la nomina di un altro assessore sfiorato da un'indagine per voto di scambio, ma conferma le proprie dimissioni sia da assessore regionale che da ministro, e torna a lavorare nella propria farmacia a Monasterace. Capite bene perché gli amici dell'Associazione per la Costituzione stasera hanno intitolato questo incontro "Il politico giusto non fa il proprio interesse". Siamo di fronte a una donna delle istituzioni a cui non siamo abituati, una donna che rinuncia per ben due volte a due prestigiose poltrone
senza chiedere nulla in cambio. Io direi di partire proprio da qui, dal suo impegno politico, che inizia, mi permetto di dire, con una scelta fortemente politica, e cioè quella di rientrare nella sua Calabria, perché lei, oltre ad aver studiato a Bologna, ha anche vissuto a Milano, no? E sceglie appunto di rientrare. Prima stavamo parlando a cena che ha delle motivazioni molto salde che poi hanno anche guidato quello che è il suo impegno. Sì. Mi ringrazio di essere qui per sentire una storia normale, la storia di una persona che non vuole assolutamente apparire fuori le righe. Ho studiato a Bologna, abitato a Bologna, ho vissuto a Milano e poi insieme a mio marito abbiamo deciso di tornare in Calabria perché pensavamo in quegli anni, e non ci siamo mai pentiti, che le persone che avevano avuto la possibilità e la fortuna di acquisire nuove conoscenze, competenze, cultura vasta e nei luoghi più sviluppati del proprio luogo d'origine, senza togliere niente alla bellezza e alla cultura contadina che emana dal proprio luogo d'origine, avessero il dovere morale di tornare a casa per poter lavorare per quel luogo. E quindi abbiamo fatto una scelta e non siamo più tornati indietro. Ci siamo occupati, tornando a Monasterace, ho cominciato il mio lavoro di farmacista che avevo già intrapreso prima del mio scegliere di andare per 2 anni a Milano, ci siamo impegnati fortemente sul territorio in maniera diversa, chi in un campo e chi nell'altro, nelle associazioni, nel campo delle associazioni, per cui in particolare mi sono occupata di sociale, mi sono occupata di scuola, mi sono occupata di beni culturali, in quanto ognuno cerca di valorizzare quello che ha nel proprio territorio. E vivendo in un paese, Monasterace, che ha un'area archeologica di grande bellezza e di grande importanza, ho scelto, insieme a molti altri che hanno lavorato con me, di occuparmi della valorizzazione della conoscenza di questi beni archeologici, per cui siamo contenti di aver accompagnato per ben 15 anni la venuta delle università più prestigiose d'Italia, Pisa, Firenze e Reggio Calabria, con studenti laureati che hanno cominciato a scavare nell'area archeologica, grazie ad una convenzione con il comune di Monasterace, per cui gli studenti e i professori che venivano potevano abitare gratuitamente e quindi poter utilizzare il loro tempo, 3 settimane, 4 settimane, a scavare nell'area archeologica. Ed esistendo un piccolo museo, abbiamo praticamente creato insieme quel museo. Perché dico abbiamo? Perché questi archeologi dovevano trovare, venendo a Monasterace, l'ambiente favorevole, l'humus culturale, dove potessero essere visti non come persone strane, ma come persone che lavoravano per il territorio e con il territorio. Quindi l'area archeologica doveva essere vista come fonte di ricchezza, innanzitutto perché io sono sempre convinta che i beni artistici e i beni archeologici, a parte poi la valorizzazione, sono quello che noi siamo, quindi sono parte di noi, e il poter conservare e difendere quello che ci viene dal passato e difendere la nostra vita e difendere noi stessi. Poi se parte un'azione di conoscenza e valorizzazione, naturalmente questo può essere trasmesso agli altri e potrebbe anche creare posti di lavoro per giovani che possono fare le guide o altro. Quindi per 16 anni abbiamo seguito queste missioni archeologiche, facendo un lavoro sul territorio di conoscenza di quello che veniva trovato dagli archeologi. Facevamo proprio le manifestazioni in piazza a Monasterace con i video, ricostruendo, anche facendo teatro, in modo tale da coinvolgere la popolazione e dire: quest'area non è un qualcosa di estraneo e appartiene a voi, appartiene a noi, quindi la dobbiamo preservare. Ed è stato un lavoro lungo, certosino, che ha dato i suoi frutti. Dopodiché
lavorando nel mondo dell'associazionismo, è anche capitato che dopo lo scioglimento per mafia del mio paese, anche se uno scioglimento poi reintegrato dal TAR del Lazio, venisse proprio dalla gente la necessità di dare un cambiamento radicale a quella che era l'attività amministrativa del comune, e quindi ci siamo messi in gioco. Ecco, un mettersi in gioco appunto che parte da un radicamento, no? In quella che è la comunità. Ecco, arriviamo a questo impegno. C'è un altro libro che parla di lei, che è quello di Goffredo Buccini, di lei e di altre donne che sono impegnate contro le mafie, si intitola L'Italia qua giù. Ecco, in questa parte di intervista lei dice: io ho dei principi che sono il filo conduttore della mia vita e su quelli non mollo. Non voglio derogare, non cerco il consenso, anzi. Lei ha intrapreso questa esperienza amministrativa senza cercare il consenso, ed è un qualcosa che l'ha connotata anche poi nella sua esperienza di ministro, perché non ha cercato il consenso. È stata anche molto poco visibile, perché è stata sul territorio, più sul territorio e meno in televisione. Ecco, la cifra di quella che è questa esperienza vista da fuori, ma anche leggendo le sue interviste, è la normalità come regola di vita. Tanto da dire che in alcuni contesti la normalità è in grado di diventare rivoluzionaria. Ecco, con questa regola com'è stato la sua esperienza amministrativa e poi anche di governo in un contesto così difficile? L'esperienza amministrativa è nata dal basso. È nata dal lavoro con molte altre persone, è stata richiesta soprattutto dalle donne che avevano voglia di cambiamento, quindi non sono partita né dall'idea voglio fare il sindaco, anzi questo è arrivato a fine percorso, e una volta diventata sindaco io non sono partita io e le altre sindache, perché è molto bello questa amicizia e questa comunione di intenzioni e di attività sul territorio condivisa con le altre donne sindaco che in quel periodo sono capitate in Calabria. E dico capitate e poi torniamo su questo vocabolo che ho scelto proprio di dire, con un significato particolare, perché adesso di quelle donne ne esiste una sola. Il lavoro è stato un lavoro bellissimo, non rinnego nulla del mio operato, anche gli errori, in quanto aveva un entusiasmo grandissimo, un entusiasmo e una voglia di lavorare per il territorio, di tirar fuori soprattutto quelle cose buone che il territorio può dare, di metterle insieme e di poterle far conoscere, perché di questo parliamo. La Locride è un'area della Calabria che è molto povera, è sulla zona ionica, però è un'area di grandissima bellezza e di grandissima cultura, ricca veramente di beni artistici veramente notevoli. Parlando di notevole, bisogna considerare che la Calabria, terra funestata dai terremoti, non ha niente di completo, quindi moltissime di queste cose bellissime sono da ricostruire. Comunque è l'area che ha la maggiore ricchezza di beni archeologici, Reggio Calabria, Locri, Monasterace Caulonia e poi Crotone, e i centri interni, che sono centri che hanno chiese e palazzi del 1500, del 1700, che racchiudono opere straordinarie. I centri interni della Calabria, soprattutto della fascia ionica, sono veramente di grande bellezza. Quindi il lavoro, seguendo un filo conduttore di valorizzazione del territorio, di grande ricerca di capitali, perché necessitavano opere pubbliche essenziali, la ristrutturazione delle scuole, la ristrutturazione delle piazze, la ristrutturazione del castello, per quanto mi riguarda Monasterace, che in questo momento è in itinere, e quindi anche il lavoro per l'ambiente, quindi il lavoro sulle fiumare, il lavoro per quanto riguarda i depuratori, per quanto riguarda l'impianto idrico e fognario. Parlo di queste cose perché di questo avevamo e abbiamo bisogno. Se i nostri centri, con un'idea di futuro,
se i nostri centri possono diventare dei centri di attrazione turistica, naturalmente devono avere un ambiente incontaminato, perché naturalmente chi viene deve godere delle bellezze, quindi naturalmente il senso di ospitalità è abbastanza diffuso, quindi bisognava proprio lavorare sulla valorizzazione di quello che c'era di buono e quindi proteggere urbanisticamente questi luoghi e quindi combattere l'abusivismo edilizio. Ed essendo dei piccoli comuni con gravi difficoltà economica, lavorare moltissimo sul recupero delle tasse comunali anche per un senso di equità e di giustizia, perché non è giusto che ci siano i cittadini di serie A e quelli di serie B, dove quelli di serie B sono coloro che si comportano bene e che pagano regolarmente, e invece quelle di serie A sono i furbi che hanno le regole della convenienza. Quindi un lavoro su vari fronti, un lavoro enorme, e quando mi chiedevano ma secondo te la comunità è migliorata, io dicevo sì, perché partendo da meno 10 stiamo arrivando a 0, quindi è già un bel risultato, poi speriamo di arrivare a più 10, ma è stato un lavoro enorme, perché ricerca di capitali, considerazione del territorio, lotta all'abusivismo edilizio, lotta alle tasse non pagate, nello stesso tempo quel contatto con la gente che un sindaco non deve mai perdere, quindi riunioni per spiegare ai cittadini quello che stava avvenendo, è stato un lavoro molto molto faticoso, ma splendido e bellissimo. Ecco, però nel fare questo lavoro... Però, no? Un lavoro naturalmente di rottura, quindi è un lavoro di taglio degli antichi privilegi, è un lavoro di non guardare in faccia a nessuno, è un lavoro per dire qui in questo comune non si fanno favori, ma quello che dovete ottenere vi appartiene, è un diritto, e quindi quello che avete non dovete ringraziare nessuno, perché è un vostro diritto. E allora è un lavoro giorno per giorno, duro e rigoroso, questo lavoro non porta consensi, eppure alla fine della prima sindacatura siamo stati rieletti. Verso avevo due grossi gruppi che erano i sindaci del passato, eppure si sono stati rieletti, quindi vuol dire che c'è un nucleo di cittadini, soprattutto di giovani donne e di giovani, che ci ha appoggiato, e la nostra è stata una felicità piena, al di là dei numeri grandi o piccoli della rielezione. Vuol dire che il messaggio era passato, vuol dire che questo incamminarsi verso il futuro era compreso, anche perché per me era essenziale giorno dopo giorno far rialzare la testa al comune di Monasterace. Significava rendere gli uffici efficienti, significava far riacquistare la dignità di comune, la dignità di istituzione. Quindi ciò non era mai stato, essere presente e a fare delle attività per la festa della Repubblica non è cosa di poco conto in un comune disastrato, essere presenti nelle feste, nelle ricorrenze dei carabinieri, della polizia e della guardia costiera, lottare ferocemente per mantenere il posto di guardia costiera a Monasterace, che c'è. È un presidio, perché è un presidio dello Stato, lottare con le unghie e coi denti per mantenere una scuola e combatterne contro la chiusura, perché quella è la nostra speranza, è una fatica terribile. E nei primi 5 anni il chiedere, veramente il piangere sopra la spalla del prefetto ogni tanto, è stato l'avere una prefettura come quella del superprefetto Luigi De Sena, che si è aperta al territorio, lo ricordo perché è morto l'estate scorsa,
me ne dispiace, perché è stato un uomo di legge, un uomo delle istituzioni, ma un uomo aperto ai bisogni dei cittadini, soprattutto degli amministratori onesti che cercavano nella prefettura l'appoggio dello Stato, la presenza dello Stato. Ed è stato un altro lavoro, in parte compreso e in parte no. Arriviamo al 2011, veniamo eletti a maggio, quindi la grande gioia, non certo perché conquistassimo il posto di potere, né certamente dal punto di vista economico, perché dal primo giorno io avevo rinunciato allo stipendio. Al comune di Monasterace non troverete mai una mia nota spese. E allora la gioia di essere stati compresi, dopo un mese mi viene bruciata la farmacia, perché io non dovevo vincere le elezioni, e quindi quello è stato un colpo molto forte. Eppure abbiamo continuato, ho continuato aprendo la farmacia la mattina dopo, in condizioni precarie nella prima aperta la mattina dopo, e ho continuato a fare il sindaco. E in quel momento ho avuto una crisi di autocoscienza, non di paura, nel senso che io mi sentivo ancora più responsabile nell'obbligo di agire bene. Cioè, se prima non ero molto cosciente di alcuni processi, dopo che sono stata attaccata con un metodo mafioso pesantissimo, perché le telecamere che io avevo nella parte della casa da dove sono entrati, allora nei piccoli paesi spesso il farmacista rurale abita sopra la farmacia, quindi noi abbiamo una casa in cui al piano terra c'è la farmacia sulla via nazionale Ionica nella marina di Monasterace e sopra abitiamo noi. Quindi, e se non fosse stato per mio figlio che era sveglio a quell'ora, probabilmente avremmo avuto dei danni irrecuperabili, anche perché con noi la casa è della mia madre, molto anziana, ed era, si era già riempita di fumo. Quindi mio figlio per fortuna ha dato l'allarme subito, e l'altro mio figlio che in quel momento erano a casa, perché i miei figli non vivono in Calabria, vivono a Roma, sono corsi e insomma hanno dato l'allarme generale svegliandoci, chiamando i vigili del fuoco e così via. E allora quello per me è stato uno spartiacque, un qualcosa che mi ha insegnato non ad essere più guardinga, perché ho ripreso come prima e più di prima, ma ad essere più consapevole che dovessi essere sempre capace di fare una scelta tra il bianco e il nero, scegliendo il bianco, e che dovessi essere sempre più rigorosa nella mia azione di rappresentare le istituzioni. Quindi ho ripreso a fare il sindaco. Diciamo che ho avuto una bellissima esperienza di moltissime donne che sono venute ad aiutarmi a ripulire la farmacia, dei ragazzi di Libera di tutta Italia che sono venuti a darmi una mano, di un consiglio comunale all'aperto dove sono venuti assolutamente tutti senza paura di farsi vedere. E quindi, forte di questo appoggio popolare, ho ripreso a lavorare. E l'anno dopo, nel 2012, mentre mi stavo occupando di due cose per cui non ho capito bene per quale motivo, all'inizio non ho capito bene, poi ho capito benissimo, mi stavo occupando di due cose piuttosto fastidiose che non ti portano il consenso. Torniamo sempre lì. Non te lo portano proprio per niente, te lo tolgono. E allora, a Monasterace ci sono dei terreni piuttosto vasti che un sindaco che mi ha preceduto molti anni prima e che oggi è sindaco aveva dato senza richiedere nessun ingresso per il comune di denaro a dei privati per costruire le serre, facendo un contratto per 66 anni. E le donne che e quindi da un certo punto di vista quella era la fabbrica di Monasterace, perché le donne dell'agricoltura fanno 51 giornate e poi hanno la disoccupazione, quindi moltissime donne hanno lavorato in queste serre avvicendandosi. Nel momento in cui sono diventata sindaco io,
leggiamo, i titolari delle ditte erano cambiate ben 2 volte, quindi io non consideravo questo una cosa chiara, e soprattutto le donne non ricevevano salario da circa 2 anni. Quindi, cacciata diverse volte dalla ditta e da un sindacato in particolare, ho fatto emergere il problema portando le donne in prefettura. Ed è stata una bellissima esperienza, perché ho pensato che solo facendo emergere il problema, utilizzando i mezzi dello Stato, scrivendo all'ispettorato del lavoro e andando con una delegazione di donne, chiamando i sindacati che erano stati estromessi dall'azienda, portando le donne in prefettura, potesse emergere questo problema. E abbiamo lottato tanto e le donne mi hanno sempre difesa. E dovete considerare che tutte quelle donne, la maggior parte di quelle, non mi aveva votato. Quindi è stato molto bello lavorare con loro, per lo sviluppo del mio territorio, secondo le regole dello Stato. E, dopodiché però stavo lavorando pure al controllo minuzioso degli attacchi dell'acqua, perché avevamo notato furto di acqua e avevamo notato una grandissima evasione. E quindi mandavamo i controlli, ma in quel momento per sostenere la giovane dirigente dell'ufficio tecnico e la giovane dirigente dell'ufficio di ragioneria, nelle lettere per andare a controllare l'erogazione dell'acqua, io ho posto la mia firma sotto, perché era giusto proteggere queste 2 giovani dirigenti. Il mio comune non aveva dirigenti, quindi è stato un impegno notevole anche fare il concorso per ragioniere, e poi la legge non ci ha consentito di acquisire un giovane tecnico, perché non si poteva assumere, purtroppo. Sono stranissime un po' queste vie burocratiche alla realizzazione delle migliori intenzioni di un'amministrazione comunale. E quindi siamo entrati in tutte le case, perché io seguivo personalmente i vigili del fontaniere comunale e avevo dato l'ordine secco di entrare in tutte le case senza considerare i vari cognomi. E dopodiché sono stati 4 colpi di pistola alla mia macchina e un altro colpo alla solita serranda della farmacia. E lì mi sono dimessa, perché un sindaco deve essere libero di fare il sindaco. Non mi sono dimessa per paura, mi sono dimessa per un grido di allarme. In queste condizioni io non posso essere libera di fare il sindaco, perché da domani i miei vigili non mi ascolteranno perché avranno paura, i miei assessori non voteranno le delibere perché avranno paura, e allora così un sindaco, la paura è giustificata, è giusta, e così un sindaco non è più libero di fare il sindaco. Dopodiché una grande straordinaria appoggio da parte di tutta l'Italia, da parte delle istituzioni, mi ha convinta a riprendere il mio posto. Perché mi sono dimessa nel 2013? Per un vulnus interno. Stavamo votando, un collega mi ha detto, ma tu te le vai a cercare. Stavamo votando una costituzione di parte civile verso un tecnico comunale dipendente dal comune che io ho allontanato per ben 8 volte, che era stato implicato in un processo rinviato a giudizio, e verso un costruttore che era stato rinviato a giudizio. Ci stavamo costituendo durante la giunta di parte civile, e una persona a me molto cara, a me molto vicina, ha votato no. Quindi ho aspettato 2 giorni perché dovevo dentro di me capire che strada prendere. Ho capito che non avrei avuto più la libertà assoluta di fare il sindaco secondo una certa strada, che può darsi pure che avesse... che facessi degli errori, però gli errori si discutono, ci vuole sempre chiarezza, ci vogliono controproposte e non elusioni, per cui a questo punto io l'ho considerato un vulnus grave e mi sono dimessa, rinunciando all'attività di sindaco che veramente mi era molto cara e che avrei voluto concludere perché votata dai miei concittadini. Ecco, questa esperienza però poi è l'esperienza più politica, diciamo, è andata avanti.
avanti, perché arriva il 2014 e arriva una chiamata importante al governo. Ecco, questa normalità che lei appunto ci ha raccontato, perché alla fine sono cose, tra virgolette, ne parlavamo a cena, normali, normalissime, e come sono state tradotte nel suo agire a un livello più alto? E poi quel momento, così lei l'ha definito, deflagrante, della vicenda della giunta regionale. Allora, facendo un piccolo passo indietro, devo dire che quando si ha poi l'appoggio del resto d'Italia e si parla di 'ndrangheta e di mafia, i concittadini si allontanano, perché è molto strano dalle nostre parti, e penso che in tante altre parti d'Italia, che viene condannato non chi fa le cose, ma chi ne parla. E quindi moltissimi hanno inteso che il fatto di parlare di 'ndrangheta fosse un'accusa verso tutti i cittadini, cosa che non mi è mai passata nella testa, non mi passerà mai, è chiaro che non è così. Io ho sempre lavorato insieme a loro, con loro, e ne ho data ampia dimostrazione. Il fatto di parlare di mafia era, se la mafia c'è, se la mafia ci brucia la farmacia, se la mafia brucia i vostri trattori, se la mafia brucia le vostre macchine, vuol dire che c'è. Questo non significa che il mio paese è costituito da 3.000 mafiosi, assolutamente no, ci sono moltissime persone degne, la maggioranza, persone per bene, persone che lavorano, persone serissime. E allora questo è come un scaldarsi nei rapporti e con i propri concittadini, ed è una sensazione di isolamento che è piuttosto pesante, piuttosto dolorosa, molto dolorosa. Torno in farmacia, lavoro, sempre il 2013, in ottobre-novembre ci sono le primarie del Partito Democratico, la mozione Civati mi chiede di essere con loro, mi piace, partecipo e vengo eletta, arrivo in direzione nazionale. Questo è l'unico incarico che ho e a cui non si può rinunciare, perché sono stata votata, quindi non si può rinunciare, perché tradirei la fiducia di chi mi ha dato il voto, anche se di minoranza estrema. Vengo chiamata al governo Renzi e divento ministro degli affari regionali. Ero in farmacia e dico sì subito, senza chiedere, senza nemmeno telefonare ai miei, senza telefonare a mio marito, senza telefonare a nessuno. Perché? Perché io provengo da una regione molto debole, provengo da una terra molto povera, da una terra che ha un'emorragia di giovani e di persone che continua e che ultimamente ha ripreso, dove il lavoro delle donne è gravemente mortificato, dove i giovani non trovano sbocco, e quindi penso in una frazione di secondo che avrei potuto essere utile, e quindi accetto subito. E arrivata al Ministero, questo luogo bellissimo, questo luogo che fa paura e che ho trattato con grande distacco e con grande leggerezza, perché sapevo di essere di passaggio, mi sentivo molto di passaggio. E sono stata poco visibile perché ho scelto scientificamente di apparire poco e di lavorare molto sui territori. Nell'aprile è stata approvata dal Parlamento italiano la legge di riordino, la legge del Rio, la legge di abolizione di molte funzioni delle province, della creazione di aree vaste, della riforma territoriale parziale, in attesa della riforma costituzionale, e quindi ho cominciato ad attuare. Innanzitutto avevo l'obbligo morale di portare a compimento quella legge, perché era una legge votata dal Parlamento, e poi magari di proporre, dopo averla rodata, magari di proporre delle variazioni più aderenti ai bisogni dei territori, e poi di lavorare sui territori,
perché non è facile proporre l'unione dei comuni, non è facile proporre la fusione dei comuni in Italia, in cui ogni comune ha la sua identità, ha il suo dialetto, anche a 10 km di distanza. Quindi ho lavorato facendo un'azione poco visibile, però per me è molto importante, anche per i sindaci che mi hanno conosciuta, molto importante sui territori. E poi ho lavorato in una legge che è stata accantonata per adesso, quella dell'acquisizione delle aree demaniali da parte per uso turistico, una legge di riordino di quel genere, cercando privilegiare soprattutto nell'ambito della legge quella che è il bando pubblico, e cercando di privilegiare il curriculum e anche il buon nome di coloro che vanno a utilizzare il terreno demaniale, che è il terreno di tutti, per farne attività lavorativa, che non sono contraria ab origine, però dico che va molto controllato, perché tutte quelle spiagge sono di tutti. Quindi una volta che si fanno le concessioni bisogna che non sia per tutta la vita, e bisogna ben considerare a chi si dà quel territorio, da cui poi trarre servizi, ma trarre anche vantaggi economici. Una legge che è stata messa da parte, però sono contenta di averla scritta. Va bene. Ecco, quindi anche in questo caso tutte cose che rientrano in quello che dovrebbe essere la normale dialettica, no? Tra l'istituzione, la politica e i cittadini, perché ha parlato di dialogo con il territorio, di assunzione di responsabilità. Un'altra scelta di coerenza che lei ha fatto molto forte è stata proprio poi quella nel 2015, no? Perché appunto lei, a fronte di questo grandissimo impegno, preso con distacco e leggerezza, no? come ha detto, ha avuto un'altra occasione, sempre di servizio, con spirito di servizio rispetto a quello che è il suo territorio. Viene chiamata in giunta regionale e fa una scelta molto forte, ce la racconta. Sì. Non mi aspettavo di dover così velocemente lasciare il lavoro che stavo facendo. A fine gennaio leggo su tutti i giornali di questa mia possibilità di andare a fare l'assessore regionale. Quindi ho chiesto informazioni, magari un buon politico si sarebbe seduto sul divano ad aspettare. Io invece ho chiesto informazioni sia al Presidente della Regione Calabria sia al Presidente Renzi, cosa ci fosse di vero e magari perché non fossi stata interpellata. Ricevo dal Presidente della Regione Calabria la proposta di diventare assessore regionale e accetto, perché un altro lavoro a servizio. A mio modo di vedere, forse sbaglierò, ma non c'è un ruolo più alto, un ruolo più basso. Lavorare per il territorio e impegnarsi politica amministrativa, andare a lavorare, diciamo che per me non il ruolo di assessore non è più basso o più alto del ruolo del ministro o del ruolo di sindaco, quindi accetto volentieri, anche perché mi era stato proposto di diventare il raccordo tra il governo regionale e il governo nazionale per tutte le questioni aperte riguardo la legge di riordino territoriale che io avevo curato per un anno. Mi era stato proposto l'assessorato della pubblica istruzione e l'assessorato della cultura e l'assessorato delle pari opportunità, per cui ho pensato che fosse molto bello occuparsi di scuole, occuparsi di cultura in una regione in cui questo è indispensabile, cioè migliorare le scuole della mia regione con tutti i problemi che ci sono, è veramente una grande sfida, un obiettivo che ognuno di noi vorrebbe raggiungere salendo gradino dopo gradino nel miglioramento dell'offerta scolastica a tutti i livelli. Quindi il fatto di poter avere in mano le scuole, poterle aprire al Mediterraneo, quindi poterle aprire anche ad esperienze che vengano dall'Egitto, che possono venire dai paesi, dalla Tunisia,
dal Marocco e dalla Grecia, insomma, avere uno scambio culturale con le scuole di queste nazioni che si affacciano sul Mediterraneo, e per cui noi siamo di fronte, e il fatto di avere con noi una grande quantità di migranti può anche portarci a studiare come poter accettare queste persone, come farle crescere, come farle diventare cittadini, e quindi avere un contatto costante. Naturalmente la cultura, come poter crescere e come far crescere una regione che di cultura ne ha grande necessità, una regione che in questo momento è bloccata e chiusa e che debba spiegare le ali, che debba aprirsi, e come lavorare anche culturalmente per spiegare come l'Ndrangheta sia la rovina di quella regione. Allora ho accettato di buon grado, senza sapere chi fossero gli altri compagni di viaggio, e quindi nel colloquio con il Presidente del Consiglio ho detto: va bene, accetto, mi dimetto da Ministro. Nel momento in cui ho capito che non potevo continuare, non potevo accettare, perché ho saputo il nome di una persona per cui avevano indagato i carabinieri, la finanza e la polizia, anche se in quel momento non era ufficialmente indagato, mi sembrava inaccettabile. E che, se non sbaglio, non era neanche stato candidato. Non era stato candidato per questi problemi, poi era stato recuperato perché gli accordi politici evidentemente necessitano, nella richiesta di consenso e nella richiesta di voto, di persone che escono dalla porta e rientrano dalla finestra. Comunque questa persona in questo momento ha gli arresti domiciliari per rimborsopoli, e allora non accetto, e per essere coerente con quello che avevo detto al Presidente del Consiglio rinuncio anche alla carica di Ministro. Ecco, lei è stata molto criticata per questa, dagli ambienti politici, no? per questa scelta. Ecco, che effetto le fa oggi? Perché appunto ha accennato a rimborsopoli, grosso modo a 6-7 mesi di distanza da quella sua scelta, il presidente della regione Oliero ha dovuto fare un impasto di giunta e ha dichiarato: qui ci vuole un cambio di passo e una discontinuità, quella discontinuità che lei voleva 6 mesi fa. Che effetto le fa anche rispetto a questa sua scelta di coerenza? È doloroso capire che si aveva ragione, è veramente doloroso. Avrei voluto chiarezza e avrei voluto discussione politica vera prima, non dopo la magistratura, perché così è troppo facile. Io penso che la politica debba essere sempre un passo avanti, io penso che la politica debba avere il coraggio di vedere prima le cose. Io penso che la politica, per far veramente un rinnovamento totale di quello che è stato in Italia, per veramente tagliare con la corruzione, con i legami, con la mafia, con l'Ndrangheta, con la Camorra, chiamiamola come vogliamo, da cui nessuna regione italiana può dirsi esente completamente, debba essere sempre un passo avanti e debba sempre prevedere quello che accade e che accadrà. Fare i rimpasti, fare le scelte dopo che la magistratura ha lavorato mi sembra veramente una cosa miserevole. Ecco, essere un passo avanti, lei ha ancora, non ha più un ruolo istituzionale, però un ruolo politico, è nella direzione nazionale del PD. Quanto si riesce a portare come istanza questo essere un passo avanti come prassi della politica? Finora non ci sono riuscita. Ho chiesto diverse volte una direzione nazionale che parlasse dei problemi locali, dei problemi regionali, perché credo che sia sano poter discutere a livello nazionale di alcuni problemi regionali che poi in fondo regionali non sono.
perché è importante non sentirsi soli, è importante sapere che ci si può aprire, altrimenti ogni volta che si fa un discorso di rete, ogni volta che si fa un discorso in cui si dica che se non parte il Sud non parte l'Italia, diventano solo parole e non fatti, e io vorrei che per il bene di tutta la nazione che questi diventassero fatti veri e non sono sogni, è possibile, perché la gente per bene c'è la gente che è capace di fare i sacrifici, c'è la gente che sa pensare al bene comune, non sono parole da comizio, sono parole dette veramente con dolorosa esperienza, perché in questo momento in Calabria io sono stata completamente marginata dalla politica, dalla politica dei partiti, non dai cittadini. Elisabetta Tripodi, sindaco di Rosarno, è stata fatta decadere da sindaco, delle varie donne sindaco ancora ne esiste una sola nel paese di Decollatura, una persona bravissima, si chiama Anna Maria Cardamone, competente, brava e entusiasta, mi ha detto che non si ripresenterà. Ecco, volevo arrivare proprio al ruolo delle donne, no? Prima abbiamo lasciato in sospeso, le donne sono state molto citate perché le donne sono molto presenti nella sua storia, da quelle che il giorno dopo del rogo della sua farmacia si sono presentate, con, c'è scritto nel libro, no? Sì. Con strofinacci e scope ad aiutarla, e a sua madre, l'ha citata prima, una persona anziana, che le hanno bruciato la farmacia sotto casa, però le ha detto vai avanti, sì, se non sbaglio. Sì. E poi appunto Elisabetta Tripodi, sindaco di Rosarno, e tutta questa rete di amministratrici donne. Ecco. Che ruolo hanno e che ruolo possono avere le donne in tanto per quanto riguarda la battaglia della legalità, quanto quella di avvicinare la politica, riavvicinare la politica ai cittadini e quindi che sia veramente servizio per il bene comune? Allora, io credo fortissimamente nel valore dirompente delle donne. Noi abbiamo visto delle donne che hanno voluto rompere con le proprie, delle donne di famiglie di mafia che hanno rotto con le proprie famiglie per il bene dei figli. Noi abbiamo Lea Garofalo che è stata uccisa, abbiamo Lea Garofalo che per il bene della figlia ha denunciato il suo compagno ed è stata uccisa. Abbiamo due donne di Rosarno di cui una è stata uccisa in casa, l'altra vive in un luogo protetto. Abbiamo un'altra donna di Oppido Mamertina che si trova in un luogo protetto e che ha denunciato tutti i suoi familiari e ha scritto un bellissimo libro. E allora abbiamo donne che hanno deciso di vivere una vita quasi impossibile, perché sono donne che vivono sotto protezione, donne che non possono dire il proprio nome, donne che si devono nascondere, donne che si devono guardare da tutto e da tutti, donne di condizione sociale molto bassa, donne che non hanno disponibilità economica se non quanto lo Stato dà loro, donne che invece vorrebbero lavorare, vorrebbero vivere una vita normale, e questo l'hanno fatto per i propri figli. Quindi io penso che veramente il fatto che molte donne hanno rotto con le loro famiglie mafiose sia dirompente, sia una nuova vera rivoluzione che bisognerebbe accompagnare ed aiutare. Poi ci sono le donne che sono impegnate nelle amministrazioni, sono donne che hanno abbandonato per un certo periodo il proprio lavoro, hanno abbandonato un po' la propria famiglia e comunque hanno subito attacchi anche perché erano donne, perché è facilissimo attaccare una donna non solo politicamente, ma la si attacca poi sotto tutti gli aspetti della propria vita personale e familiare. E io credo in questa forza dirompente delle donne che possono impegnarsi in campi diversi, nel campo delle associazioni, nel campo della politica, e soprattutto possano veramente rompere gli schemi. Ecco, lei ha parlato di sostenere queste donne, in concreto come si fa? In concreto spesso si fa aiutandole a trovare lavoro,
aiutandole a imparare bene la lingua italiana, perché molte non sanno, conoscono solo il dialetto. Si fa non condannandole, appoggiandole dal punto di vista, creando un ambiente favorevole intorno, appoggiandole dal punto di vista di un loro inserimento sociale, contrastando tutti gli attacchi che avvengono attraverso le varie forme di informazione mediatica. Si fa pure votandole quando si presentano alle elezioni e sostenendole nel loro percorso, perché non c'è altro modo di poter aiutare queste persone che in questo momento credono fermamente in un ricambio totale della politica. Di fatto Elisabetta Tripodi è tornata a fare il suo mestiere di segretaria comunale e nient'altro. Ecco, accanto alle donne un altro impegno fondamentale per la lotta alle mafie, ma anche per una società più partecipata, e quindi torniamo al discorso della politica come servizio, come impegno, e un tema a lei molto caro è anche quello dell'educazione. Pochi giorni fa lei ha commentato, no? Questo incontro tra la Commissione Antimafia e i rettori dell'Università del Sud. Finalmente c'è stato, perché era una cosa che lei aveva sollecitato già da molto tempo, quindi questo è un tassello. Un altro tassello che è molto diverso, ma che comunque rientra sempre nell'ambito dell'educazione, qualche giorno fa su Repubblica c'erano due pagine dedicate proprio alla Calabria e all'impegno del Tribunale dei Minori, facendo una scelta molto forte, quella di togliere una ventina di ragazze e di ragazze dalle loro famiglie, famiglie di 'ndrangheta, e addirittura mandarli fuori dalla regione in altre parti d'Italia, in strutture proprio dove possano respirare un'altra vita. Ecco, sono tasselli diversi in cui rientrano anche le donne, perché hanno un ruolo fondamentale, però è questa la strada che bisogna intraprendere. Allora, noi abbiamo determinati luoghi della nostra Repubblica che sono invasi dalla 'ndrangheta, o dalla mafia, o dalla camorra, e non può bastare l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine, che credetemi sono straordinari, sono delle persone eccezionali, ma deve essere, la loro azione deve essere accompagnata da un'azione sull'educazione e con anche un impegno serio al lavoro. Bisogna assolutamente parlare di 'ndrangheta, bisogna parlare di mafia, perché i ragazzi, i giovani possono anche non sapere, possono anche non capire, quindi è necessario insegnare loro il valore della scelta, la scelta quotidiana, una scelta quotidiana di legalità, partendo dalle piccole cose e finendo alle cose più grandi. Loro devono capire che quando devono trovare un posto di lavoro non devono bussare in nessuna porta, che il lavoro è sancito nella nostra Costituzione, che è giusto e doveroso impegnarsi, che è giusto e doveroso non sentire delle strane sirene, che non ci si può arricchire subito, ma le condizioni economiche arrivano passo passo con un lavoro duro, certosino, quotidiano. Quindi insieme all'azione delle forze dell'ordine va creato un ambiente favorevole, va creata una scuola capace di insegnare queste cose, va creato una porte aperte dall'alto. Quando ero ministro ho proposto alla Commissione Antimafia di creare una sezione che si occupasse di insegnare nelle scuole, che si occupasse di parlare di valori della Costituzione, dei valori della Repubblica, dei valori delle regole nelle scuole, e finalmente, naturalmente, questo sembra che stia avvenendo, quindi naturalmente non posso che prenderne atto in maniera favorevole. Speriamo che avvenga, speriamo che non sia lasciato alla singola disponibilità personale, ma che diventi sistema, non dico materia di insegnamento, ma che diventi sistematico, che ai giovani si possa parlare come poter stare lontano dalla criminalità organizzata.
Ecco, lei che... un'altra cosa, no, mi è venuto in mente che lei mi ha detto pure quello dei ragazzi che vengono allontanati dalle loro famiglie. Quando ero è stata anche molto criticata da qualcuno, no? Anche dalla Chiesa, per esempio. Sì, però bisogna vedere caso per caso poi. Non si può fare una regola che sia valida per tutti, perché poi bisogna vedere il contesto familiare, famiglia per famiglia. Quindi lascerei ad un buon magistrato e a delle strutture, a dei buoni assistenti sociali, l'obbligo di scegliere caso per caso. Quando ero sindaco ospitavo a Monasterace dei gruppi di ragazzi che facevano parte degli istituti di pena e accompagnati da assistenti sociali che erano diretti dipendenti del Ministero della Giustizia. Ci sono delle case dove molti ragazzi che dovrebbero stare in carcere perché hanno commesso dei reati, essendo dei minorenni, stanno in queste case. E a Reggio Calabria esiste uno di questi luoghi. Questi ragazzi d'estate potevano andare in vacanza e quindi io li ospitavo a Monasterace e con loro pulivamo la spiaggia oppure facevamo un lavoro utile insieme, però li ho portati persino al museo, al museo archeologico di Monasterace, questo piccolo museo, naturalmente senza fare la guida archeologica, ma inventandoci delle storie con quei reperti in modo tale da poterli interessare, e il risultato è stato molto bello, perché poi alcuni di questi ragazzi sono tornati durante l'inverno a parlare nelle scuole di come loro ammettevano di aver sbagliato e volevano prendere un percorso diverso. Parlo di ragazzi che non avevano nemmeno 18 anni, quindi un universo frammentato di grandi sofferenze. In questi ragazzi c'erano figli di mafiosi, c'erano figli di zingari, c'erano figli di persone, di marocchini oppure di persone arrivate dall'estero, insomma un universo frammentato di passate violenze molto doloroso, e io credo che se queste persone le vogliamo salvaguardare dobbiamo fare uno sforzo in più per portarle a capire da che parte devono stare e anche offrirgli delle possibilità. Ecco, salvaguardare queste persone, anche far sentire loro che c'è una rete che le sostiene, e anche fare un lavoro con i loro coetanei nel resto d'Italia. Penso all'attività di Libera, ci sono ragazzi che da qui puntualmente ogni estate, anche recentemente, partono, ma no, c'è un impegno, queste associazioni, l'interesse per la legalità sta fiorendo anche qui, quindi diventa sempre di più un problema che non è solo del sud, ma che viene abbracciato da tutto il paese. Io vedo segnali positivi, anche se c'è molto da lavorare. Devo dire che la Chiesa ha dato una bella mano in questo lavoro, almeno una buona parte della Chiesa. In provincia di Reggio Calabria abbiamo a Reggio Calabria alcuni esponenti, alcuni sacerdoti che lavorano molto sul territorio, ne abbiamo uno straordinario a Polistena, che in una casa liberata dall''ndrangheta è riuscita a costituire persino con Emergency un grande ambulatorio che serve i più disagiati, è riuscito a costruire un luogo dove i ragazzi si incontrano, è riuscito a costruire delle biblioteche e lavora moltissimo sul territorio, ma soprattutto è riuscito a dare aiuto a delle cooperative che vanno a lavorare sui terreni che vengono confiscati ai mafiosi. È un lavoro naturalmente non lineare, è un lavoro con alti e bassi, perché spesso i mezzi agricoli di queste cooperative vengono bruciate e distrutte. Nel mio paese sono stati distrutti i mezzi agricoli di una cooperativa una settimana fa, e abbiamo iniziato una raccolta fondi per ricomprare tutto quello che è stato bruciato con l'aiuto delle cooperative sociali nazionali e con l'aiuto di Fondazione per il Sud. Quindi perché io credo che prima di parlare bisogna donare, quindi l'atto di fare un bonifico bancario perché quegli attrezzi agricoli vengono ricomprati viene prima di un bellissimo discorso. E allora
si prosegue su questa strada, anche se i risultati non sempre si vedono nel breve periodo, anche se ci sono alti e bassi e delle sconfitte.